cosa succede solitamente ai funerali? Ci si veste e ci si presenta vestiti tutti di nero. Ed è per questo che oggi invece io mi sono vestito di bianco, perché io questo non lo considero assolutamente un funerale, ovviamente metaforicamente, non letteralmente, bensì una giornata come tutte le altre, anzi una giornata in cui si scende in campo, in cui si torna in campo, perché nella nostra notte di ieri sera, quindi intorno a mezzanotte, la Juventus volava a Dallas, dove questa notte, sempre per orario nostro, per via dei grandi fusi orari americani, la Juventus disputerà la sua seconda amichevole stagionale, tra l'altro la prima amichevole, se vogliamo, grossa, contro il Barcellona. La vedremo in live insieme su Twitch, quindi vi invito a puntare la sveglia e a guardarcela, la faremo ASMR, perché ovviamente essendo un orario abbastanza delicato non potremo fare chissà quali rumori, non potremo parlare o urlare o fare cose del genere, quindi sarà anche un modo come un altro per passare una nottata diversa insieme. Ma perché parlavo di funerale? Ovviamente inerente, riferito a Paul Pogba, perché non abbiamo diavolo fatto in tempo ieri sera a concludere il video in cui parlavamo nel finale di Pogba dicendo che vediamo che cosa succede, speriamo che lo stop non sia troppo lungo, delle due all'ora col Barcellona non giocare, che bam! La Juventus ci posta un comunicato ufficiale che voglio anche mettervi qui in sovraimpressione, voglio provare a leggere insieme a voi, perché tanti sono preoccupati, tanti sono allarmati, io invece vi dico, comunicato ufficiale della Juventus: a seguito del dolore riferito al ginocchio destro, Paul Pogba è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica, pertanto non prenderà parte alla trasferta di Dallas per proseguire le cure. Ora, che cosa significa questa cosa? Intanto che tutto quello che avete letto in giro o che avete letto anche sotto nei commenti, perché ragazzi, davvero, quando stamattina ho aperto i commenti del video addirittura mi sono ritrovato un Pogba rientra a gennaio. Eh? Cosa? C'è chi dice 20 giorni, c'è chi dice nemmeno viene operato, c'è chi dice 60 giorni, c'è chi dice 80, chi dice 4 mesi. Qua ormai è la sagra del porco. Avete mai fatto la sagra in cui devi indovinare il peso del maiale? E se vinci, se indovini il peso del maiale, vinci il maiale? Stessa identica cosa, ragazzi. Non è che se vinci, se indovini il numero di giorni in cui Pogba sta fuori, ti regalano la maglietta di Pogba, che tra l'altro non mi è ancora arrivata. Apro e chiudo parentesi. Come regalo di compleanno mi sono preso la maglia di Pogba, e di tutta risposta Pogba come regalo di compleanno si fa male al ginocchio, che anche qua non si è capito se è stato uno scontro con Perin oppure se è stato durante un esercizio. Quanto starà fuori Paul Pogba? Ragazzi, la risposta ce l'ha già la Juventus qui. La Juventus dice: nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica. È inutile continuare a sparare, è inutile continuare a dire che sta fuori un mese, due mesi, tre mesi, cinque, dieci, fine carriera, due anni, è morto, come era morto Arthur secondo Allegri. No, non ha senso tutto ciò, a meno che voi non siate l'ortopedico specializzato che la Juventus ha contattato per far sì di sapere i tempi di recupero di Pogba. Non sappiamo nemmeno se verrà operato, stiamo parlando di una lesione al menisco laterale. Non lo sappiamo. Il menisco notoriamente è l'operazione minore per quanto riguarda il calciatore, al ginocchio ovviamente, al ginocchio. Ricordo Emiliano Moretti operato al menisco, che era stato fuori forse 10 giorni, 2 settimane, non mi ricordo nemmeno. Non stiamo parlando di un crociato, di un legamento o di qualcosa di serio come nel caso di Chiesa o nel caso di Caio Jorge. Per fortuna stiamo parlando di una lesione al menisco. Può star fuori magari 2 mesi, sì, potrebbe succedere, ma ad oggi non lo sappiamo. E quindi prima di iniziare a sparare, buttare fango, perché tanti tifosi juventini stanno buttando fango su Pogba, keep calm, perché potrebbe benissimo tornare a disposizione per la partita col Sassuolo, magari non c'è bisogno di fare un'operazione, magari devono solo fare un po' di pulizia, un po' di riabilitazione. È difficile, molto probabilmente non ci sarà la partita col Sassuolo nella prima parte di stagione, ma aspettiamo il comunicato ufficiale della Juventus. E ovviamente una volta letto il comunicato ufficiale sapremo se potremo schierarlo titolare oppure no alla prima giornata di campionato al Fantacalcio contro il Sassuolo. Ecco, a proposito del Fantacalcio, vi rubo proprio 2 minuti. Se state cercando un modo inedito di costruire una Lega Fantacalcio, vi consiglio Serie A Fantasy. Di cosa stiamo parlando? Chi l'ha detto che il nostro campionato all'estero non viene apprezzato? Un Fantacalcio completamente in inglese,
con tutti i giocatori di Serie A, ovviamente, possibilità di creare una lega interna, vi costruite la vostra squadra con tot crediti a disposizione e poi ogni volta ci sarà la possibilità di vincere una maglia della vostra squadra preferita di Serie A oppure delle AirPods di terza generazione o addirittura alla fine dell'anno un MacBook Air, una PlayStation 5 o un iPad di nona generazione. Insomma, ragazzi, Fantacalcio che vi consiglio, vi lascio qui sotto in descrizione il link per iscrivervi e potete approfittarne anche per mettere a posto un po' il vostro inglese, se come il mio è un po' ballerino, potete unire l'utile al dilettevole. Divertirvi insieme, guardando il calcio, tifando la vostra squadra e ovviamente i vostri calciatori prescelti all'interno della vostra campagna acquisti per vincere anche favolosi premi. Anche perché ragazzi io il 5 marzo 2022 qui sul canale YouTube pubblicavo un video che si intitolava Pogba la Juventus a zero e rinnovo di Dybala. Cosa succede? E andavamo ad analizzare le due trattative, quindi la possibilità della Juventus di ingaggiare Paul Pogba e i ragionamenti che la Juventus stava facendo sul rinnovo o meno di Paulo Dybala. Due giocatori che, ragazzi, non ve l'ho mai nascosto, io Dybala e Pogba li ho amati, li amo tuttora. Ovvio che oggi Dybala non è un calciatore della Juventus, quindi tiferò soprattutto per Pogba, perché gioca nella Juventus. Tra l'altro, apro chiudo la parentesi, oggi è l'anniversario, due anni fa vincevamo l'ultimo scudetto in bianconero, quindi oggi giornata importante, il giorno dopo il mio compleanno solitamente ce lo ricorderemo come ultimo scudetto bianconero, spero per l'ultimo anno, perché vorrei già ricominciare a vincere da quest'anno, grazie. Però due giocatori che ho adorato, amato, ma che per forza di cose, vai a vedere, cronaca infortuni, inizia a esserci una lista molto lunga. E allora qualcuno poteva dire, l'avevo detto, o Luca l'aveva detto, perché avevo fatto quel video in cui... Non è vero, ragazzi, perché vai a vedere la cronologia infortuni di Pogba, ve la metto a schermo anche in questo momento. Infortunio al polpaccio, infortunio alla coscia, infortunio alla caviglia, problema alla caviglia, problema alla schiena, stiramento alla coscia, infortunio muscolare, strappo del muscolo femorale. Qui stiamo parlando di un infortunio al menisco, che magari è stato traumatico davvero nello scontro di gioco con Perin, non lo possiamo sapere, non c'è un comunicato ufficiale della Juventus, non stiamo parlando di un problema muscolare che è ricorrente in Pogba, forse è stato un problema alla coscia, se è stato un problema al polpaccio, forse è stato un problema al muscolo femorale, sarei qui a dire, ragazzi, Pogba l'aveva già affrontato in carriera, lo sapevamo che lì era particolarmente debole, questo è un menisco, che può succedere a chiunque in una qualsiasi situazione. E ribadisco, non è un intervento complicato, non è un infortunio pesante, è un infortunio che per forza di cose rompe le scatole in questo momento specifico, perché la Juventus sta facendo la preparazione, sta portando avanti un programma di allenamento, vuol far arrivare in forma i calciatori all'inizio della stagione, perché non si può fare come l'anno scorso, però per forza di cose poi capitano certe cose e allora ti devi fermare, meglio adesso. Meglio adesso che a stagione inoltrata, meglio adesso piuttosto che nel periodo clou della stagione, sperando che Pogba possa aver dato per quest'anno, perché è ovvio che a me dispiace, da fastidio, la considero una sfortuna abbastanza grossa, perché ribadisco, fosse stato un infortunio di quelli che si porta dietro da anni o che l'hanno tenuto lontano, perché questa stagione, l'ultima stagione, ragazzi, tra coscia e polpaccio, Pogba ha fatto 31-85 giorni, ha saltato 19 partite con il Manchester United, stiamo parlando praticamente di metà campionato, sono 38 partite di campionato, ne salta 19, ne saltate metà, però tra polpaccio e coscia, ginocchio, magari qualche problema aveva avuto, però la lesione al menisco è la prima volta che salta fuori a livello clinico nella carriera di Paul Pogba. Ragazzi, succede, cioè, non voglio dire quello che stavo per dire, non voglio, me lo rimangio, l'ho tenuto solo dentro la mia testa, perché non voglio portare sfiga, riguardava Di Maria, ma me lo tengo dentro, non voglio assolutamente tirarlo fuori. Però qua poi si riapre un discorso che faceva ieri sera, perché ieri vi parlavo di Paredes e vi dicevo, ma non lo so, Paredes, non ne ho idea, non mi convince 100%. Ora però con Pogba fuori, allora mi viene da dire... Già nella partita di stasera vedremo se ci sarà la valorizzazione di qualche giocatore in più, perché vi dico la verità, il centrocampo con cui ci eravamo presentati all'esordio col Kivas, quindi Pogba, Locatelli e Fagioli, mi aveva convinto tantissimo, quindi magari questa sera ci sarà la possibilità di vedere Fagioli e Rovella insieme, magari, oppure un tempo per uno e vediamo se riescono a prendere in mano la situazione. Tra l'altro immagino che a questo punto giocherà McKennie e Vlahovic, che erano stati a riposo insieme a Bonucci nella prima partita. Dato che ieri hanno fatto tutte queste sfide con Massimiliano Allegri, io immagino che siano, non dico recuperati perché non c'era un infortunio vero e proprio, ma
comunque a posto a livello fisico, quindi probabilmente entrerà McKennie nelle rotazioni al posto di Pogba, anche se è vero che la partita col Barcellona tanto è un grado di difficoltà maggiore rispetto al Chivas, che è vero stava già giocando magari qualche partita di campionato un po' più avanti nella preparazione, va bene, però il Barcellona è un altro livello e quindi magari non ci sarà una rotazione secca come nella partita col Chivas, quindi a fine primo tempo 11 cambi, magari ci sarà qualcosa di diverso, si darà un po' più di continuità di formazione, ma ve lo dico adesso e ve lo voglio dire adesso, prima della partita. Non è che se stasera vinciamo col Barcellona siamo dei fenomeni, se perdiamo facciamo schifo e abbiamo sbagliato il mercato, per favore un attimo di equilibrio nelle amichevoli, perché so già che saremo proiettati sui giornali, sui social network, nei commenti delle varie pagine che magari cercano di attirare un po' più di click piuttosto che imparare il calcio, che se la Juve vince deve vincere la Champions, se la Juve perde allora deve salvarsi. Un attimo di calma, secondo me è un bel test importante con un Barcellona completamente rinnovato e quindi sicuramente ci sarà da divertirsi a vedere anche un nuovo Barça e vedere quanto sono avanti nella preparazione. Direi di chiudere, volevo soltanto fare questa chiacchiera con voi, questo ragionamento con voi e dirvi di ragionare un attimo, di calmare un attimo le acque, perché siamo tutti medici, siamo tutti allenatori, siamo tutto. È ovvio che il medico è una cosa differente, cioè come fai? Cioè non è che se magari tu stesso in passato hai avuto un infortunio al menisco laterale hai lo stesso tempo di recupero di Pogba, cioè dipende dalla forma fisica, dall'entità dell'infortunio, dall'età, ma dipende anche dalla qualità dell'operazione, dalla qualità del recupero, dipende da tante cose. Quindi prima di sparare date, sentenze su Pogba, andiamoci un attimo con i piedi di piombo, cerchiamo di capire qual è la reale situazione. La Juventus lo porterà da una persona che di mestiere fa questo ad alti livelli e poi valuteranno se ci saranno necessità di operazioni, se ci saranno tempi di recupero un po' più lunghi, un po' più corti. Vediamo. Non è... maglia bianca, camicia bianca e non camicia nera, che non è un funerale, è una giornata di fine luglio come tutte le altre. E quindi, dai.